questo atto che qualcuno definisce disonesto, per noi, noi riteniamo che questo è un atto politico. Beh, diciamo che c'è una delle questioni, diciamo, che più visibili sono quelle proprio degli ultimi tempi, quindi da dicembre, se vogliamo, qualcuno dice da ottobre, da quando che un partito ha fatto il congresso e ha, diciamo, stabilito una linea al congresso, una linea unitaria tra l'altro, quindi una linea ed una elezione degli organismi, diciamo, all'unanimità, ma questo non per acclamazione, che comunque sono venute le persone fisicamente una alla volta a votare, quindi ha votato credo il 98% delle persone. E a me sembra che, diciamo, qualche, diciamo, come dire, qualche reazione nei riguardi proprio del Partito Democratico è iniziato da parte del sito, proprio in funzione a questo organismo che si è dato il Partito Democratico. No, al di là di questo, io ripeto, noi non abbiamo festeggiato, perché riteniamo che questo comunque è stato un atto di grande responsabilità da parte di chi, come noi, unicamente agli altri, abbiamo scelto la strada della sfiducia. Niente contro la rassegna del sindaco, noi accusiamo l'attività del sindaco, o l'inattività, queste sono le nostre accuse che facciamo ormai, non solo dalla nascita di questo nuovo organismo del Partito Democratico, facciamo già da molto tempo. Non mi nascondo che noi già l'anno scorso avevamo pensato di mettere fine ad un'amministrazione che proprio durante l'anno scorso abbiamo dovuto registrare, per l'inerzia proprio del sindaco, tutta una serie di finanziamenti. I finanziamenti che si chiedono al Ministero dell'Interno, che si chiedono al Ministero per le attività e le infrastrutture, eccetera, tutti vanno seguiti, vanno tutti quanti seguiti, e io credo che principalmente andavano seguiti e coordinati. L'attività di collaborazione doveva essere coordinata dal sindaco. Il sindaco invece su questo purtroppo ha ignorato totalmente. Faccio un esempio per dirne uno: noi abbiamo perso 5 milioni per le strade, che per noi erano vitali, 5 milioni per le strade di Pompei, che il Ministero dell'Interno aveva messo a disposizione dei comuni. Credo che noi nulla togliere dagli altri, ma se si presenta Pompei nelle strade grughiere che aveva e che ha ancora per tutta la città, non solo in periferia ma pure al centro, e credo che forse non già dovrebbero accordare 5 milioni, ma perlomeno 2,5 milioni. Inattività comunque, diciamo, totale. Quindi, non mi nascondo che la bocciatura di questi progetti, anche noi componenti della giunta e componenti di questa maggioranza, abbiamo dovuto registrare dalla stampa. Ne abbiamo appreso dalla stampa che alcuni progetti non sono stati approvati. La questione dei vigili urbani, che è una questione che non ha precedenti, perlomeno in Italia, non lo so, all'estero. Cioè, una città nuova Pompei, una città turistica, che per un anno e 3 mesi, per 15 mesi, i
i vigili urbani non c'erano, non erano presenti, anzi era chiuso il comando vigili urbani il sabato e la domenica, i giorni festivi e tutto quanto il pomeriggio, io domando a voi che cosa ha detto il sindaco in tutto quel periodo e che cosa ha fatto il sindaco in tutto quel periodo. Cioè, veramente, io credo, per quello che ci riguarda, naturalmente avocando a sé un'attività che poteva essere tra le tante attività delegate comunque all'assessore al personale, cioè questo proprio l'ha voluta tenere per sé, proprio perché, ma senza fare niente, non solo, stabilendo anche un rapporto con i sindacati di aggressione addirittura, no? E quindi si è riusciti solo quando poi c'è stato anche l'intervento nostro politico e del nostro assessore, finalmente poi si è risolta questa questione. Quindi se è una questione che si è risolta, io penso che si poteva risolvere anche prima, se si è risolto nel 2019, io credo che si poteva risolvere ancora meglio nel 2018. Okay. Quindi che cosa non ha fatto il sindaco, che cosa ha detto il sindaco? Noi non l'abbiamo sentito, noi dall'interno della maggioranza. Pompei è una città, diciamo, che meritava un budget, diciamo, pure di eventi, e il sindaco ha voluto tenere per sé gli eventi, questa delega degli eventi, che gli dite, non voglio parlare dell'ultima estate senza i vigili urbani, dove praticamente tutti quanti gli eventi si sono svolti dietro la casa comunale, nel cortile, non mi ricordo come l'hanno definito, il salottino degli eventi. Il salottino degli eventi, abbiamo speso centinaia di migliaia di euro senza capire che gli eventi devono essere un'attrazione non per i pochi o per i pochi parenti del sindaco. Gli eventi sono una cosa per la nostra città che dovrebbe attirare l'attenzione perlomeno di tutti gli italiani, se non addirittura, per certi versi o per certi eventi, anche l'attenzione internazionale. Naturalmente, voglio dire, chiudo dicendo la questione della BIT ultimissima, dove il presidente, il nostro capogruppo Bartolo Martine, presidente della Commissione Turismo, che ogni anno naturalmente hanno riunito, ma giusto per capire cosa fare e cosa non fare, io so che con molta onestà, questa è onestà di assunzione di responsabilità, che l'anno scorso la commissione ha stabilito di non andare alla BIT. Perché? Semplicissimo, non avevamo niente da proporre, perché noi alla BIT andiamo a proporre non gli scavi o gli eventi del santuario, come d'altronde si fa, la supplica, non so, l'onomastico del nostro beato, orare delle messe di vicino. E quindi, comunque, con molta responsabilità, naturalmente, si è detto non andiamo, perché non abbiamo niente da proporre. Quest'anno forse per andarsi a vedere la partita del Milan non hanno chiamato proprio il presidente della commissione consiliare, non l'hanno nemmeno domandato. Dice, senti Ulis, mi ha bitte con che dovrei la partita pure tu. Sono andati da soli a vedersi la partita. E su questo io dico, chi dovrebbe coordinarla questa attività, proprio perché poi gli eventi li ha voluti tenere per sé. Un evento del genere, forse, leggono bit, ma non capisce se credo che sono i bit o non.
felicità che noi dicevamo quando eravamo più giovanotti. Cioè a BIT è la Borsa Internazionale del Turismo. Cioè, scusate, ma noi andiamo alla Borsa Internazionale del Turismo a fare che cosa? E tante altre cose che noi abbiamo detto anche nella nostra assemblea che abbiamo voluto fare pubblica. Noi abbiamo detto una serie di cose, il sindaco purtroppo è una cosa diciamo senza precedenti nella politica, che fino ancora quando poi non siamo stati chiamati per cercare, forse il sindaco pensava di poter risolvere poi in mezz'ora tutto ciò che non aveva fatto, quando diciamo, ormai c'era l'appuntamento con il notaio, quindi dopo qualche ora prima. Il sindaco, dopo che abbiamo fatto un'assemblea, abbiamo detto che noi diciamo, non è che abbiamo fatto accuse né sul piano personale né su quelle che... cioè noi abbiamo detto delle cose, che ci ha mancato il confronto, che era mancato tutta una serie di... apertamente, aperta al pubblico, il sindaco l'unica cosa che ha detto: perché non mi avete invitato? Tra l'altro poi il sindaco, io pensavo che lui volesse essere invitato come sindaco all'assemblea pubblica del partito, naturalmente noi abbiamo considerato il sindaco come un cittadino qualunque, perché non è detto che l'assemblea del partito debba essere invitato un sindaco, che per me, per quella che è la mia esperienza politica, non sta scritto da nessuna parte, da nessuna regola della politica è scritto questo. Ma il sindaco sì, lui riteneva, ha letto comunque su Facebook, abbiamo messo in manifesto in città, eccetera, eccetera, veniva là, nessuno l'avrebbe messo alla porta. Assemblea pubblica. Perché noi riteniamo di dover considerare il sindaco come tutti quanti gli altri cittadini. Noi abbiamo invitato tutti, non è che hanno invitato i cittadini a noi sindaco. Se lui arriva a questa necessità. C'è un sindaco del proprio partito, lo invita direttamente. No, ma questo poi del proprio partito, lui, io non lo so di quale, quindi, o in quale città d'Italia, lui praticamente eventualmente lo dice che è fatale. Non lo so questa cosa, né voglio che stamattina non diventi l'argomento della polemica o della discussione, no? Cerchiamo di dire le cose per quelle che sono. Non abbiamo mai detto che noi non volevamo che la segretaria fosse membro delle commissioni di appalti. Noi diciamo tutta questa storia degli appalti, scusate, ma voi fate comunque i giornalisti da tempo, anche prima di questa amministrazione, scusate, ma quali sono gli appalti? Tranne uno dove noi diciamo era concomitante ad una nota che noi inviavamo alla segretaria, ma non è che noi parlavamo di un appalto che era quello della mensa, perché pure là avevamo ragione, la segretaria non è stato membro di quella commissione, ma io ritengo che non ha fatto nemmeno ciò che doveva fare sia lei che il sindaco relativamente all'affidamento ad una società che su 3,80 euro ha fatto un ribasso del 33%, dove le mamme, praticamente c'è stata la rivolta delle mamme, perché si capisce, io credo che tutti sanno togliere il 33% da 3,80 euro. Le mamme si sono domandate: scusate, ma che è successo? Ma questi figli nostri che cosa si mangiano? Sono andati nelle scuole, cioè è scappato per la villa comunale, cioè per dietro, cioè quando comunque sono stati in mano.
E là c'erano i consiglieri comunali del Partito Democratico, i quali comunque, voi siete comunque testimoni, chi vi ha chiamato per dire guardate che qua comunque c'è una situazione insostenibile, quindi voi lo sapete, e scrivetelo chi vi ha chiamato, perché mi fa piacere che comunque si nota e si sottolinea chi sono comunque i consiglieri comunali che si interessano di questa questione, che non sono solo del Partito Democratico, che non è che voglio sottolineare perché sono stati consiglieri comunali del Partito Democratico, non solo quelli del Partito Democratico, ma tutti si sono preoccupati, tranne il sindaco ha detto che era buono. La segretaria invece, io domando a lei, quindi eventualmente poi andremo a domandare anche attraverso il commissario, che ha fatto? Che ha fatto? Perché ci stanno comunque una serie di offerte anomale, il dirigente ha chiesto comunque un supporto al gruppo perché non sapeva come eventualmente concludere l'iter, e che ha fatto? L'ha affidata poi dopo, comunque alla fine, l'ha affidata a una società comunque del terzo, che aveva fatto comunque un ribasso del 33%. La segretaria, se faceva parte di questa commissione, noi oggi non gli potevamo dire niente, perché questa era la nostra. Noi non facevamo riferimento ad una norma o ad altro, ma dicevamo che la segretaria, essendo lei la responsabile dell'ufficio anticorruzione del comune di Pompei, non può essere controllore e controllato. Questo è quello che abbiamo detto. Sì, i cittadini capiscono. Non è che fa tutta una norma particolare. Poi se lo dice pure la norma, ancora peggio. Noi abbiamo detto questo, senza fare riferimento a nessuna norma. O l'hanno firmato, non so, c'è 7, 9, 10, comunque, l'hanno firmato i consiglieri comunali. Perché questo è il compito dei consiglieri comunali, non può essere quello di essere appiattiti sull'inerzia e sull'inettitudine di chi praticamente se viene a pigliare sullo stipendio alle 10 di mattina fino all'1:10 all'ora di pranzo, perché purtroppo è così ed è stato così. Il sindaco voleva negli ultimi tempi rilanciare l'amministrazione. Noi, vi devo dire la verità, in buona fede ci abbiamo creduto. Aspettavamo ancora l'invito per le cose dette nell'assemblea pubblica. Il sindaco invece comunque non ha mai chiamato nessun consigliere, nessun capogruppo, nessun segretario del Partito Democratico, poi all'improvviso ci ha scoppato in capo che doveva far rilanciare l'amministrazione. No. Ragazzi, andiamo a vedere come questo rilancio. Siamo andati a vedere in questa riunione dove comunque il sindaco ha messo in evidenza ciò che lui voleva fare. E praticamente facendo anche lui un'analisi sull'attività o sulla inattività degli assessori. Scusate, ma noi dopo tutte le cose che abbiamo detto possiamo concedere al sindaco che lui si metta a fare il maestro e non solo, fa la pagella degli assessori, il sindaco, e la sua chi la fa? La pagella sua, lui non sta nella condizione di poter fare la pagella degli assessori. Questo glielo diciamo noi, glielo abbiamo detto noi, in faccia. È chiaro che siamo così, cioè, diciamo, quando avete lo Savio o i membri del consiglio comunale, del direttivo, no? Vede diavolo, non vede. Perché noi le cose le diciamo, perché se vogliamo risolvere il problema, le diciamo. Che cosa abbiamo detto in quell'assemblea, in quella riunione di maggioranza? Unica cosa seria
che si è detta tra le tante persone che praticamente stavamo là, Partito Democratico, capogruppo del gruppo consigliare, senti, ma tu guarda, ma tu vuoi rilanciare l'amministrazione? Mi ha detto tutte cose, che il registro, che non praticamente faceva sempre, ma come si chiama, puteche per potrice. Facciamo le cose serie, dimettiti, le tue dimissioni hanno un decorso di 20 giorni, nei 20 giorni ci confrontiamo tutti alla pari, senza far pagelle, con le sottopagelle, eh? Se riusciamo a mettere su un percorso, lo tracciamo e andiamo avanti. Se invece non siamo capaci di fare questo, ce ne andiamo a casa, tutti, non è che te ne vai tu o ce ne andiamo noi. Il sindaco a tutto questo che cosa fa? Io non mi dimetto. Però cosa fa? Come attività? Il sindaco mette comunque in attività, e questa poi è un'attività che noi abbiamo, purtroppo la politica è comunque quella che non si fa, non si sa. Che cosa è successo? E quando poi i gruppi consiliari si sono comunque riuniti, ma non per festeggiare, per filmare, dice, sai, quello che mi ha chiamato, ah, ti ha chiamato pure a te, ah sì sì, no, ma pure a me. Cioè, il sindaco che cosa voleva fare? Voleva sostituire i consiglieri comunali, quindi il gruppo del Partito Democratico, quindi il sindaco del Partito Democratico, voleva sostituire i consiglieri, il gruppo politico del Partito Democratico, cioè il partito che è il 50% di questa amministrazione, è il partito che ha sostenuto con la sua candidatura a sindaco, con la minoranza, con i gruppi di minoranza. Non c'è riuscito, non c'è riuscito. L'unico onesto è stato la mula, l'unico onesto, tutto il resto disonesti. Ok? Lui riconosce la mula. La mula è dal 72, come lui dice, in consiglio comunale. Quando vi trovate, eventualmente gli dite cosa ha fatto, diciamo, in tutto questo periodo, tranne che passare sempre dall'opposizione nelle maggioranze. Ok? Questo ve lo dico io, perfettamente. Stai a zi, come si chiama? Ulia. Come si chiama chi sta? No, Mitrani, questa è la sua attività. Poi che cosa ha fatto? Glielo domandate voi, eventualmente invece di fargli fare un paginone per dire stronzate, eventualmente fatevi dire che cosa ha fatto per sé, per la sua famiglia o per la città. Vediamo, che può darsi che ha fatto qualcosa e noi non ce l'abbiamo accorto, tranne che fare questi passaggi. Tra l'altro, insomma, pure denunciato, diceva il nostro anziano Mimmo Cascone, per le stronzate come vedete. Non denunciato il giornale. Cioè, questo significa poi sparare sulla Croce Rossa, lungi da noi a fare questo tipo di attività che noi riteniamo, chi fa politica, non purtroppo, deve sapere che percorre anche campi minori, quindi... Allora, questo è, diciamo, un po' ciò che è successo. Poi mi voglio riferire all'ultimissima, poi naturalmente stanno un po' tutti e mi dovete scusare comunque se non sono pigliannino tutto questo tempo. E se il segretario, questo si è dovuto. E quindi sempre questa cosa con degli appalti, appalti, appalti. Voglio dire a voi, diciamo, per la stampa. L'EAV, che prima si chiamava Consorzio Ferroviario di Siviano, tutti quei lavori che voi vedete, che praticamente mi pare sono 67 milioni, l'appalto è stato fatto 25 anni fa. Oggi
a questo consorzio ferroviario americano. Oggi l'appalto lo detiene comunque lo stesso consorzio, che non si chiama più consorzio ferroviario americano, non so nemmeno come si chiama, ma l'appalto di tutti quanti questi lavori li tiene, come si chiama? La società Pizzarotti. Quindi tutto con questa attenzione di appalti comunque milionari, cioè si hanno fatte 25 anni fa, quindi voglio dire, noi non abbiamo fatto altro che difendere e continueremo a difendere una grande opera pubblica per Pompei, perché noi la riteniamo tale, anzi, e per quella inettitudine del sindaco, purtroppo per noi abbiamo dovuto registrare nel tempo che una grande opera stava per diventare un danno per Pompei. Come voi tutti sapete, addirittura si sono costituiti comitati. Scusatemi, comitati perché si costituiscono? È chiaro, se andiamo un giorno comunque vogliamo parlare col sindaco, andiamo un altro giorno vogliamo parlare col sindaco, e un altro giorno vogliamo una spiegazione comunque che cosa succederà su Piano Lana, che cosa succederà comunque se ci avviava a via Parco Federico, tu non ce lo dici, naturalmente facciamo i comitati, perciò sono nati i comitati. Cioè lui non è che comunque è mancato il confronto con noi, è mancato comunque praticamente il legame con la città, ed è mancata comunque la prima cosa che è mancata, che io gli ho sempre diciamo detto, è che praticamente comunque manca totalmente la comunicazione, totalmente. Non me ne voglia chi praticamente costa al comune quasi 2.500 euro al mese, perché non sono solo i soldi che lui si mette in tasca, ma sono anche gli oneri che il comune paga per avere comunque un addetto stampa, un portavoce, non so come l'hanno definito. È chiaro? Cioè, dove sta questa comunicazione? Minaccia a voi? Questa è comunicazione? Non scrivete così, non scrivete così, perché sennò praticamente faccio pure una querela. Che tra l'altro ve lo voglio chiarire, naturalmente, perché voi lo sapete meglio di me. La cosa che a noi poi dà fastidio è coinvolgere anche noi in questa cosa. Coinvolgere anche noi, cioè tutti, a nostra insaputa, tra l'altro comunque fatta. Diciamo, queste sono le cose gravissime, non gravi, gravissime, fatte da un dipendente, perché lui è un dipendente. Non è comunque, diciamo, un politico che può esprimere la sua opinione. Lui non deve esprimere proprio niente, lui deve lavorare, non deve esprimere opinioni e non deve minacciare comunque i giornalisti. Tra l'altro, per fare una querela su determinati atti, che naturalmente il giornale scrive una cosa per un'altra, c'è l'organo deputato a deliberare, la giunta, non lui. In giunta ci siamo pure noi, sicuramente con io, il nostro, io, tutti noi avremmo detto al nostro assessore non ti permettere, non c'è stato. Poi se comunque le accuse le hanno fatte a te personalmente, vai dall'avvocato tuo e comunque fai la querela, è chiaro? Se proprio non ne puoi fare a meno. Ma se tu stai nel campo, che fucile, cioè, che andiamo a fare che questa cosa diventi una guerra, no? Cioè, la politica. Ma non lo può decidere una persona che tra l'altro non svolge il ruolo di chi può decidere una cosa del genere. Gravissimo, gravissimo. Di che vogliamo parlare? Dell'altro appalto dell'RFI? Lab? E che c'entriamo? Scusate. Noi tutte cose dobbiamo ringraziare, altro che praticamente comunque chi sta origine gli ha una colpa, Raia, non so, Casillo, come c'è. Casillo e Raia ci hanno detto comunque, cercate comunque di trovare, l'hanno detto in assemblea, stavate pure voi presente, stavi tu quella sera, no? Che cosa hanno detto? Tutti, Marciano, Casillo, Francesco, Nicola, tutti, hanno detto, ragazzi,
approfondite. Naturalmente è chiaro che poi la decisione finale deve essere pure reciproca, non può essere, l'ho visto proprio la Loredana, reciprocità poi in un'intesa, allora non ci passava uno che dice mi so come non le cadu mamme. Quindi noi abbiamo messo, diciamo, in evidenza l'app. Perché abbiamo messo in evidenza l'app? Perché l'app è una cosa che vogliamo conoscere pure noi. Cioè io non è che devo leggere il giornale. L'appalto, ma quale appalto? L'appalto l'hanno fatto già. Perché non c'entriamo noi, là sono le ferrovie dello Stato che si chiamano RFI. L'appalto è di che cosa? Quello è un investimento che i nostri rappresentanti nella regione Campania, okay, stanno facendo una battaglia. Cioè loro danno Rai per il ruolo che svolge lei e per il ruolo che svolge Casillo nel grande progetto Pompei, hanno fatto sì che tutti quei milioni che non si spendono, perché non si spendono, questo ve lo voglio dire con molta chiarezza, cercate di capirla questa cosa. Come voi sapete, l'hub ferroviario aveva un investimento da fare di 35 milioni, l'RFI, ma per fare una cosa che era un'offesa a questa città. Vi ricordate? Noi lo chiamavamo il tubo, che partiva comunque da queste due stazioni, una sotto e l'altra sopra, e arrivava direttamente negli scali. Noi, io, nel lavoro che svolgevo prima di andare in pensione, io sono stato nel comitato al posto comunque di Casillo, ancora prima che Casillo veniva quella mattina, a dire comunque al generale, questa è un'offesa alle attività, a tutte le attività produttive della nostra città. YouTube che comunque parte dalla stazione e arriva comunque dentro gli scavi. Non è possibile. Chiaro, andate avanti, noi faremo comunque le nostre azioni istituzionali per quelle che praticamente ci compete. Ok? Scusate, non so signore che fa. Cioè rispetto a questo, vi ha mai detto una parola? Ha mai detto qualcosa? Qual era la sua posizione? Ci nascondiamo dietro il santuario, poi ci nascondiamo dietro il RFI, poi ci nascondiamo qua, ci nascondiamo. Allora, loro che cosa hanno fatto? Hanno detto praticamente all'RFI, se vi facciamo noi un progetto di riqualificazione nell'area, possiamo investire la parte restante. Hanno fatto una battaglia di un anno e mezzo su questo, perché l'RFI diceva di no, praticamente poi alla fine ha detto di sì. Naturalmente sono soldi CIPE, quindi poi il CIPE che decide, hanno deciso di poter fare questa cosa e quindi noi abbiamo deciso di fare poi per tutta quest'area pedonale vicino comunque Porta Marina Inferiore, che riguarda dalla stazione, vecchia stazione borbonica, che loro faranno, comunque metteranno a nuovo, faranno un parcheggio eccetera eccetera, però noi facciamo due strade alternative per rendere comunque pedonabile tutta, diciamo, la passeggiata archeologica. Questo per dirla in breve. Ma è chiaro che questo. La stazione di Pompei Centro. Dove? La stazione di Pompei Centro rimane la stazione di Pompei e rimane la stazione principale. Ok? Cosa che prima si voleva fare. Nell'hub scompariva proprio la stazione del centro. Quindi questo è quello che è, diciamo, Raia per il suo ruolo e Casillo per il suo hanno praticamente dato. E cose che noi li abbiamo ringraziati pubblicamente, quando hanno fatto l'assemblea, abbiamo detto grazie per il lavoro che state facendo per la città. È chiaro che diciamo il sindaco che fa? No? Cerca di freggiarsi comunque di un'opera o di opere, che comunque non ci azzeccamo noi, assolutamente niente. L'altro giorno, ancora prima che lo mandavamo a casa, è venuto Franceschini, comunque non l'ha mai invitato. Cioè non si considera quasi nessuno. Cioè Franceschini è brutto caro nella nostra città avrei comunque il lavoro fatto comunque per le tre domus comunque praticamente che hanno riaperto. Cioè non lo so, se non l'hanno invitato comunque dice è grave, se praticamente l'hanno invitato e non è andato è gravissimo,
cioè mancavano dappertutto. Queste sono, diciamo, le cose. Il PUC zero. Di che parliamo? Noi siamo stati, non lo so il sindaco comunque ci mica ha fatto, ma dalla collera credo che praticamente si è scordato tutto ciò che doveva fare, o non sapeva già prima cosa fare. Noi invece, che sapevamo che cosa, perché non abbiamo praticamente fatto ancora prima del 13-12, quando abbiamo fatto la sfiducia, non l'abbiamo fatto prima perché noi avevamo ricevuto la diffida, cosa che vi ho detto, la diffida della Regione Campania sul PUC. E quindi la nostra, il nostro timore qual era? Era quello che purtroppo per noi il PUC è un fatto importante e non può essere deciso da un dipendente regionale che viene qua a fare il commissario ad acta, con tutto il rispetto per il funzionario. Noi insieme agli altri comuni ci siamo andati noi in regione, siamo andati noi in regione per sapere e vedere comunque se stavano mettendo, avevano messo in essere la proroga per quanto riguarda non solo il comune di Pompei, ma tutti i comuni della regione Campania. E solo dopo che abbiamo saputo che praticamente si faceva la proroga, noi abbiamo fatto l'atto, diciamo, disonesto, che dice la Mura di andare come dal notaio. Lui forse non è un grande cosa, forse non lo sa, come d'altronde non sa la questione dei concorsi. Lui dice no vabbè, ma quelli posti, i membri esterni della regione per i concorsi, perché i membri esterni sono quelli della regione. Professionisti, no, ma sono usa proprio il termine professionisti. No, dice comunque sono politici o stessi. No, ma della regione. Ma non c'è, cioè, poi questa cosa non esiste, infatti io vi spiegherò e vado verso la conclusione, anche la questione dei concorsi. Scusate, poi giudicate voi, io sto a quello che praticamente scriverete voi, fate voi, dite, fate le vostre considerazioni sulle cose che praticamente dicono voi e che noi abbiamo inteso fare. Ci sono svariati concorsi per quest'anno, per l'anno prossimo e gli anni a venire. Uno, abbiamo detto che per quanto riguarda il concorso Vigili Urbani doveva farlo una preselezione, naturalmente non una società qualsiasi, ma noi pensavamo che l'unico ente a poterlo fare seriamente è il Formez. Poi ce ne sta uno meglio? Che bel bene. Ok. Costo zero. I membri? Vi pare che se vogliamo essere trasparenti fino in fondo, no? Noi abbiamo detto, ma non solo trasparenti, per far eventualmente entrare nel mondo del lavoro chi è più bravo. Abbiamo detto i membri non possono essere, ma senza comunque accusare i dirigenti, i quali comunque sono radicati sul territorio, sono comunque ormai talmente radicati in questi ultimi anni che praticamente, in particolare con questa amministrazione, dove comunque il sindaco viene dopo i dirigenti. E questo che diciamo ormai è una cosa che abbiamo detto anche nell'assemblea, che sosteniamo, ma per iscritto, noi non è che l'abbiamo detto nelle stanze chiuse eccetera, cioè, il nostro assessore l'ha messo per iscritto e l'ha protocollato la proposta comunque dell'assessore, è quella di mettere comunque tutti e tre membri per ogni commissione, i membri esterni. Questo, diciamo, è un reato, cioè una cosa che non so, cioè una cosa politica che comunque si gestisce o non si gestisce. Per noi comunque questo è il modo più legittimo, trasparente e garantista per chi effettivamente poi è bravo.
ad evitare che dobbiamo sentirci dire, così come si è detto per l'ultimo concorso fatto, no? E ne abbiamo detto scusate, avete sbagliato ai membri, cioè ai componenti, coloro che sono andati in giovani, che sono venuti a fuoco concorso, dice no ma abbiamo visto qua, abbiamo visto là, avete sbagliato, non lo dovete dire il giorno dopo. Se avevate visto, dovevate comunque, nel momento in cui avevate visto, chiamavate i carabinieri, praticamente venivano là e verificavano. Avete sbagliato. Noi che si cosa ne pulimo peggio? Noi. Che noi crediamo, anzi, non ricrediamo i giovani, però vogliamo fare in modo che questo non succeda. Tu, lì, tre membri esterni, l'ammetto, come sarà, già c'è... di quale paese, una seconda, cioè comunque non è radicato qua, poi prenderli con un avviso e sceglierli anche eventualmente facendo come dire un sorteggio a chi andava poi in una commissione e a chi andava in un altro. Io credo che la cosa comunque ci sia più seria di così. L'abbiamo messo per iscritto questo, quindi non è che se è un reato, siccome l'ha firmato solo il vice sindaco, eventualmente non la resteranno solo lei, se questo è un reato. Noi crediamo che comunque è il modo più serio per fare i concorsi. Ebbene, il giorno comunque i signori, il sindaco è tornato da Milano, rassicurando anche il vice sindaco, non ti preoccupare, sì, facciamo concorsi esterni, concorsi con i membri esterni, eccetera. C'è tu meno garantì che ne avremmo parlato di modo commerciale. Questo diciamo il martedì mattina, quindi il giorno dopo che erano tornati, credo sera tardi da Milano, il giorno dopo la mattina, tutto a posto, col capogruppo Mugaro, eccetera, eccetera. Bene, mi piace questa vostra attenzione, comunque diciamo, serietà su questa cosa. Ore 15 determina del dirigente, nomina la commissione, dove c'è lui, la segretaria e un altro che non viene. Quindi esattamente il contrario. Segretaria e presidente. Diciamo che questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, qualcuno ha detto sì, questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso e quindi praticamente diciamo, dopo tutto ciò che ha detto, diciamo forse era meglio liberare Pompei da questa inettitudine o complicità, e non lo so se inettitudine o complicità, questo verrà fuori comunque, verrà fuori perché nella politica, nell'amministrazione poi chi verrà o chi vivrà vedrà. Su sacerdote che vedo, conosco appena, vedo che lui praticamente ha una vocazione per la politica, non per il sacerdozio. Da quello che ho notato spesso, perché lui, diciamo, spesso comunque vedo che scrive qualcosa, naturalmente. Prendo atto con amarezza invece del fatto che lui parla come vice direttore del santuario. Io, vice rettore, perché sì, qua dice vice direttore, è il vice rettore del santuario, mi auguro che lui diciamo, fa queste uscite diciamo, personali per farsi comunque un poco di pubblicità e non parla diciamo, in nome e per conto del santuario di Pompei. Il santuario di Pompei è un'altra cosa, la Madonna di Pompei è un'altra cosa ancora, e lui da queste realtà, per quello che dice e per quello che abbiamo letto, sta molto lontano, sia dalla Madonna di Pompei che dal santuario. Io su questo magari volevo dire anch'io una cosa. Io ho finito. Avendo avuto anche, diciamo, per cui a prescindere insomma chiaramente da questa cosa, sono convinto che anche un po' i titoli, come solitamente accade, sono sempre diciamo rituali, eh? Sì, no, dicevo sicuramente c'è questo, però secondo me bisogna fare un attimino chiarezza, no? Su quello che praticamente noi intendiamo anche diciamo come
come componente politica nel rapporto ovviamente con le istituzioni ecclesiali, no? A prescindere se Don Licini abbia parlato a titolo personale, abbia parlato in nome per conto della Chiesa, che escludo oggettivamente, conoscendo anche diciamo, la figura del nostro vescovo, che solitamente è anche una persona estremamente diplomatica, per cui non incorrerebbe in errori di questo tipo. Ecco, io quello che invece volevo dire al Licinio, questo lo dico con tutta la dovuta coscienza, è che rifare il tessuto della comunità ecclesiale per incidere fortemente sul tessuto delle comunità civili, cioè nel senso che il compito della Chiesa è proprio questo, d'accordo? Cioè di fare il tessuto delle comunità ecclesiali, quindi lavorare all'interno della comunità ecclesiale per incidere fortemente sul tessuto delle comunità civili, no? Cioè io devo lavorare all'interno delle mie associazioni, educare, credo che questo sia il compito della Chiesa, che lo fa attraverso i suoi organismi, la diocesi, la parrocchia, le associazioni. L'Azione Cattolica, di cui ero allora presidente, già nel 1992 aveva avviato una riflessione importante in tale direzione ed aveva organizzato una serie di incontri volti alla formazione politica, invitando alcuni soci a sporcarsi le mani. Ricordo che allora fummo eletti 4 persone provenienti dalle file dell'Azione Cattolica, in un ambito certamente più complesso e anche più rischioso di quello ecclesiale. Questo fu fatto senza proclami, in un contesto di riflessione e di programmazione associativa. Fu la riflessione che l'Azione Cattolica fece in quel momento, dove i laici sono stati protagonisti, mentre il clero continuava a svolgere le proprie funzioni legate esclusivamente al proprio ministero sacerdotale. Per cui, insomma, dall'esperienza vissuta per tantissimi anni nell'ambito dell'associazionismo ecclesiale, ho imparato che la Chiesa, nella sua veste di madre e maestra, ha il compito di evangelizzare la comunità dei giovani, educandoli ai valori del cristianesimo, soprattutto attraverso l'esperienza della testimonianza. Questo vuole essere un messaggio che chiaramente noi vogliamo rimandare così al nostro sacerdote, dicendo che gli ambiti dell'impegno e quindi della formazione sono ovviamente laicali, perché la politica è laica, d'accordo? E quindi insomma farebbe bene probabilmente a non esprimere giudizi, perché la Chiesa è vero che è madre e maestra, ma proprio nella sua maternità che non esprime giudizi, soprattutto quando poi non conosce quali sono stati i motivi per i quali questo gruppo politico, unitamente ad altri consiglieri, ha deciso di porre fine a questa esperienza, diciamo, amministrativa. Questo magari glielo possiamo dire educatamente. Allora, chi il capogruppo, prima di tutto, vorrà integrare, perché sicuramente non ci mancava per commesso chissà quante cose, naturalmente ci vorrebbero i giorni. Un attimino meno educato di Franco, perché avendo vissuto le vicende... C'è la mia partita, ragazzi, c'è la Democrazia Cristiana. Allora, comunque è vicino, come si chiama? Io non lo conosco neppure. Ivan. Lo conosce poca gente, evidentemente chi gira per parrocchie, naturalmente. Si è spinto un poco oltre a quello che è il suo compito, poi. Io penso che, avendo vissuto l'ingerenza del santuario rispetto alle altre, che praticamente vuole far passare il sacrato del santuario, che arrivi fino alla fontana che sta in piazza, sono situazioni sconvolgenti questi qua. Oppure il fatto che il santuario stesso non compartecipi attraverso il pagamento delle tasse, diciamo, mettendo nelle sue strutture un crocefisso e una scrivania, e quindi facendolo passare per luogo sacro, anche questa cosa non mi convince del tutto. Per cui io, siccome parto da una condizione larga di partecipazione, proprio un po' quello che dicevi tu, dico che comunque pure con lo stesso santuario delle cose vanno chiarite con fermezza. Perché la città non può essere contribuente delle mancanze del santuario stesso.
noi abbiamo livelli di tassazione esagerate su tutte le voci praticamente, e la responsabilità maggiore oggi in città è propria del santuario. Ci sta poco da fare, questo è un dato di realtà, i cittadini lo sanno, sono consapevoli di questa condizione, per cui il santuario, se vuole discutere con la parte politica, lo deve fare in maniera chiara. La questione EAB, il santuario se ne è andata praticamente a risolvere da solo, direttamente, non ci azzecca niente nessuno. Ci sta chi dice che ci sta l'accesso per il parcheggio addirittura direttamente dentro il parcheggio del santuario. Noi di queste cose non ne sappiamo e non ne sapevamo proprio niente. Poi le abbiamo acquisite, le abbiamo fatte nostre, ma noi non possiamo rispondere attraverso le giustificazioni politiche per quelle che sono le azioni di altri. Allora adesso dico santuario, ma potrei parlare pure della stessa sovrintendenza, perché un passaggio è mancato, per esempio, l'impegno del Partito Democratico del Tempo. A livello parlamentare è stata fatta una diciamo, proposta di legge. Un intervento di nostri parlamentari, Lello Topo nella fattispecie e De Luca, figlio del governatore, unitamente a Sgarbi, per la richiesta del 10% delle entrate alla biglietteria degli scali di Pompei per compartecipare a quelle che sono le cosiddette spese morte che noi teniamo in città, perché noi sì, tutti si riempiono la bocca, 4 milioni, 5 milioni di visitatori, ma i servizi alla fine li deve dare il comune di Pompei. Allora, l'impegno dei vigili urbani, la pulizia, tutta l'area perimetrale, insomma, chiaramente è a spesa del comune di Pompei. Queste cose vanno insomma, discusse, ma sicuramente riviste. Allora, queste entrate a gamba tesa, io per esempio, io i preti non li conosco, io non ho rapporti con la chiesa, queste cose così. Insomma, voglio dire, ognuno ha le proprie fantasie, quindi ognuno fa. Nonostante il mio padrino di Cristo. Nonostante il suo padrino di faccia. Non ci sei riuscito. Però, voglio dire, ho la possibilità pure di apprezzare una serie di persone che stanno, che girano nel santuario. Naturalmente, io neppure lo conosco molto direttamente, ma io apprezzo molto, per esempio, non so manco il cognome è Russo, quel prete Giovanni Russo, io lo vivo come prete di strada che sta in mezzo alle difficoltà, che va nei carceri, organizza interventi in Africa, non so, cose vere, cose reali, a uno delle quali ha partecipato pure mia figlia 17 anni, è andata in Africa. Io mi sono fidato fortemente di questa persona, di questa iniziativa, per cui grande apprezzamento per questa persona con la quale io non ho un rapporto personale, io da lontano e lo apprezzo, perché di fatto non lo vedo sotto i riflettori, è una persona normalissima che fa delle cose e che secondo me alla fine fa il suo mestiere. Io so addirittura che un giorno a settimana va a Poggio Reale, non so dove va, lo so così per sentito dire, e comunque insomma sicuramente vado a alleviare quelle che sono le difficoltà di certe persone. Allora, questa è gente che io apprezzo naturalmente, quindi non è per partito preso che uno vuole una critica, è perché alle volte si tocca con mano l'ingerenza inopportuna di alcuni personaggi che tendono e ricercano continuamente i riflettori. Questa è la realtà. Poi tutti il resto sono ghiacci, vuole fare la scuola, vuole fare. Lui, ho letto che addirittura ha dichiarato che vuole mettere insieme i ragazzi per bene, per creare. Lui deve mettere insieme i ragazzi per male, perché il suo compito è questo. I ragazzi per bene ci mettono i genitori, ci saranno pure dei meriti da altre parti. Non è che la Chiesa è padrone delle coscienze del mondo, voglio dire. Ma questo, più che essere uno sfogo, è la rabbia che chiaramente. La sommatoria di atteggiamenti di questo tipo crea una risultante
che non è favorevole alla politica, perché la politica è uno strumento essenziale per qualsiasi comunità, ci sta poco da fare. Allora, se in maniera pure gratuita devono venire queste critiche pure laddove uno non se le aspetta, allora è finita. Cala mattina, insomma, Franco Gallo ogni tanto ricordo che fa rispetto a Lula, ma io la mattina me ne vado alla sala di entrata, cioè voglio dire, no, ho a che fare con ben altra realtà. A lavorare però, a lavorare, a lavorare. Ben altra realtà, voglio dire, no? E quando tenevo da fare la commissione, o come presidente di commissione, o come membro di commissione, io, signor Licinio, la mattina alle 7 sto in servizio, poi vengo a con me per fare la commissione, poi devo rientrare in servizio e poi vado a casa a pranzo. Non è che faccio politica a tempo pieno e posso accettare di essere abitata da un prete, da questo signore che non conosco. Questo è un poco la... Poi, non è che Camafri di Marchiavilla, per esempio, rispetto alle altre istituzioni che esistono sul territorio, solo perché qualcuno se la può prendere. Questo viene dopo. Noi, se ci spendiamo per la politica, è perché vogliamo fare gli interessi della città, alla fine. Allora, quando lo vogliono fare realmente pure loro, gli interessi della città, si ci siete intorno a un tavolo e in maniera pubblica si decide insieme che cosa vogliamo fare, perché avere chiuso tutte queste strutture a Pompei e ipotizzare l'affitto per un mega albergo, l'affitto per una multisala, l'affitto, cioè mettere a reddito le loro proprietà, io che sono ateo e non credo in niente, però affermo che sicuramente non è la volontà di Bartolo Longo questa qua. Io non credo nella maniera più assoluta. Oggi ancora pigliano contributi per i figli dei carcerati, che non ci stanno più a Pompei. Pigliano contributi per le orfanelle, che non ci stanno più a Pompei. Allora, siccome noi che siamo in politica, che cose le tocchiamo con mano, sono cose reali, ci chiediamo quale può essere il punto di incontro per l'interesse della città, allora ce lo vengono a dire. Tutto il rispetto per le altre istituzioni, però bisogna essere conseguenziali, non si può più accettare in maniera passiva la critica solo perché magari a un prete non si crea il contraddittorio, così come succede nella società civile, il medico, siccome fa il medico non si manda mai a fatti il paese, non è giusto, questa è ingiustizia sociale. Allora i confronti vanno fatti pubblicamente e ufficialmente soprattutto. La parte politica, io volevo racchiudere tutti i ragionamenti che condivido, naturalmente che ha fatto il segretario, in una battuta. Noi siamo partiti con questa esperienza politica pure con grande entusiasmo, perché all'inizio ci credevamo, onestamente. Il primo anno devo dire che è stato un buon anno, diciamo. Qualcuno di voi ha scritto l'anno come delle... l'inizio del matrimonio, poi ci siamo ritrovati, il mio sentore è stato quando le scelte del sindaco, noi le volevamo rispettare, la composizione pure della segreteria, tutto, ci siamo ritrovati con una signora, un'ottima persona, Lucia Volo, faccio il nome perché oggi è europarlamentare, secondo me no. No, quindi una persona pure di una certa importanza, che devo dire prepara un ottimo caffè. Questa signora ce la siamo ritrovata, candidata con la Lega per l'Europarlamento, è eletta e a Pompei ha espresso un bel consenso alla Lega. Quando ci sono state anche persone. Quindi io presuppongo che non sia un consenso che è uscito così. Il nostro sindaco che dice che è stato il PD, ma che io dichiaro pubblicamente che non ha mai tenuto una testa con Partito Democratico, il nostro sindaco ha dato, secondo me, diciamo, un buon sostegno all'Europarlamentare, quindi ci siamo ritrovati pure
Io personalmente che faccio della politica pure un fatto sentimentale, perché da sempre io sono stato di sinistra, ci sono rimasto particolarmente un attimino così, perlomeno disorientato, diciamo così. Quindi questo è stato un segnale dell'indifferenza e della strafottenza di una persona rispetto alla quale noi avevamo riposto grande fiducia, pure politica. Allora, vorrei dare la parola a Gigi Lo Sapio, ex capogruppo. Che naturalmente, diciamo, voi con molta facilità mettete in evidenza che è il figlio del segretario, di Gigi Lo Sapio, naturalmente con una sua autonomia. Sono stato pure io figlio d'arte, e non vi nascondo che quando si diceva lui è il figlio di, perché mio padre si chiamava Luigi Lo Sapio, anche lui, cioè questa cosa per me che era giovane, dirlo mi dava un po' fastidio. Vai Gigi. Niente, io volevo dire che comunque, come diceva anche Bartolo, noi abbiamo cominciato questa esperienza con grande entusiasmo, anche essendo la mia prima esperienza da consigliere comunale, anche se da piccolo ho sempre vissuto questi contesti, quindi diciamo, come si suol dire, abbiamo mangiato pane e politica. Cominciando questa esperienza, tutti noi all'inizio avevamo grande voglia di fare, e io rilasciai proprio un'intervista all'inizio dove dissi che noi volevamo incominciare proprio dall'ordinario, da piccole cose, incominciare a dare una segnaletica stradale, cominciare dalla potatura delle piante, piccole cose che incominciavano a dare un ordine e a far vedere qualcosa di diverso, insomma, a tutte le persone che ci hanno dato fiducia, dandoci il proprio voto e dandoci la possibilità di ricoprire il ruolo di consigliere comunale. Quello che ho vissuto in questi 2 anni e mezzo è che noi all'inizio, come diceva anche Bartolo, abbiamo cercato di programmare dalle piccole cose, anche attraverso delle riunioni di maggioranza che sistematicamente non ci vedevano presenti più di 7, 8, 6 consiglieri comunali su 12, e dove sistematicamente il sindaco dopo un'ora e mezza incominciava ad alzarsi e diceva che doveva andare via. Io penso che la politica deve essere, come dice sempre mio padre e come mi ha insegnato, è un accessorio della vita. Un accessorio della vita serio che bisogna mettere a disposizione dei cittadini che ti danno fiducia. Noi sistematicamente programmavamo piccole cose che grazie al metodo del sindaco venivano disattese per ogni gruppo. Arrivavamo all'ultimo giorno e sistematicamente si doveva fare come aveva deciso qualche dirigente di turno, e nulla contro i dirigenti, perché sono loro che hanno un ruolo di responsabilità e sono loro che sanno qual è l'iter giusto da percorrere. Io in questi 2 anni e mezzo ho fatto un grande sforzo, ci ho messo tutto quello che poteva essere il mio impegno, che dopo un anno e mezzo non riuscivo più ad avere lo stesso sprint che riuscivo a mettere all'inizio, proprio perché giorno dopo giorno si spegneva sempre di più l'entusiasmo. Io per tanti anni ho giocato a calcio, quindi sono molto vicino allo sport, e con rammarico oggi dico che dopo 2 anni e mezzo noi, rispetto anche a quelle che sono le associazioni sportive di ogni tipo di sport, non siamo riusciti a dare né ai bambini né ai più grandi un campo da poter
da poter utilizzare. Quindi con questo che voglio dire? Che noi siamo arrivati alla conclusione di questa amministrazione, ovviamente come dicevano tutti, con grande amarezza, e non è stato un festeggiare per noi nei confronti del sindaco, dove anche nelle fasi finali noi abbiamo cercato, come abbiamo sempre detto, un dialogo, un confronto, e anche nell'ultimo giorno, insieme ad altri consiglieri di maggioranza, dopo un'ora e mezza di chiacchierata, lui non riusciva a darci risposte per un rilancio, forse proprio per i motivi che sono stati già elencati da chi ha fatto già interventi prima di me, e vedere anche sui giornali essere additati sia da qualche consigliere, da qualcuno del partito, ci fa male, perché noi abbiamo avuto un grande senso di responsabilità che non c'era da noi mandare a casa il sindaco. Però a un certo punto non c'è stato più, non abbiamo più trovato, diciamo, le giuste condizioni per continuare, perché abbiamo dovuto assistere sempre sistematicamente ogni volta allo stesso metodo di lasciar passare tutto e di non concedere a noi consiglieri di svolgere il proprio ruolo per quello che ci compete. La cosa che io non voglio aggiungere null'altro per quanto riguarda il signor Licinio, perché non è nuovo a queste sue uscite ogni tanto, e quindi non mi prolungo, perché forse lui lo fa anche per riuscire a raccogliere in quello che è il suo contesto una visibilità o una crescita personale per poter ricoprire dei ruoli sempre migliori in quello che è il loro contesto. La cosa che più mi rimane dentro è che l'altra mattina, andando sopra a salutare un po' tutti, un ragazzo nuovo mi vede e dice: io stamattina ti vedo più sereno, è perché noi abbiamo messo fine a questa agonia. Grazie. Avevo giusto un minuto di ma giusto per riferimento, condivido in pieno, come non si potrebbe, l'intervento del segretario Franco, di Bartolo, di Gigi, che poi le tematiche sono racchiuse nella disamina che ha fatto il segretario. Io una volta scrissi qualcosa che ti ho mandato, che un sindaco eletto ha l'obbligo di creare una squadra, e questo non l'ha fatto. Ha l'obbligo di trovare comunque un confronto con tutti i consiglieri comunali, e lui non l'ha fatto. Ha l'obbligo di trattare tutti i consiglieri, anche quelli di minoranza, di tenerli in considerazione, e lui non l'ha mai fatto. Franco. Io ovviamente condivido pienamente le linee la tua sofferenza, diciamo, sì, critiche, di presidente del consiglio, sì, sembrava veramente di stare nel deserto, cioè, oggettivamente, perché non c'erano veramente punti di riferimento anche per il presidente del consiglio, che ha il compito di coordinare anche un'attività così delicata per quanto concerne tutte le delibere di competenza del Consiglio Comunale. Era difficile, mancava, io dico questo, credo che questo nostro sindaco che abbiamo sostenuto nel 2017 non abbia proprio mai avuto consapevolezza del proprio ruolo. Ora, a prescindere, d'altra parte questo ci rammarica, perché come si diceva prima, noi non festeggiamo nulla, noi abbiamo preso amaramente atto di un errore di valutazione fatto qualche anno fa. Non ci aspettavamo una persona così, quindi la delusione che ci ha un po' accompagnato in tutti questi anni veramente è arrivata proprio al punto in cui come se le cose fossero poi letteralmente cambiate, perché da una posizione, diciamo, quasi di umiltà
così insomma espressa, addirittura insomma proprio legata, perché questo poi è anche tipico di chi non gestisce e riesce a controllare i processi, e chiaramente con un atteggiamento che era proprio sfidante, no? Come ci diceva il segretario, anche nell'ultimo incontro fatto con i consiglieri di maggioranza, obiettivamente c'è questa posizione così intransigente sulle cose, ma senza dare contenuto, diciamo, ad una posizione che un sindaco anche legittimamente può avere. Questo per quanto concerne il lavoro fatto all'interno dell'ambito dell'assemblea consiliare. E poi un comune morto, spento, no? Più volte ho detto questa cosa. A me capitava spesso di trascorrere tante ore di pomeriggio, perché di mattina, come giustamente ci ricordava Bartolo, noi siamo andati a lavorare regolarmente, usufruendo di quei pochi permessi, 24 ore al mese, che la legge ci consente di poter avere come permessi retribuiti. Ma era una tristezza infinita. Cioè, nel senso, gli uffici chiusi, per fortuna, diciamo, grazie alle nostre competenze professionali eravamo in grado di poter adempiere, no? Anche a quelle cose più semplici, tipo fare una fotocopia, ad esempio. E tutto questo chiaramente non poteva essere sostenuto. Noi ovviamente siamo dispiaciuti di essere arrivato a questo. Pensavamo invece di poter governare una città con tante difficoltà. E io ho detto al sindaco nell'ultima riunione che l'esperienza, diciamo, della gratitudine come sentimento vale anche nella politica, perché questo sentimento appartiene agli uomini. E tu, caro Pietro, gli dissi, sei stato eletto sindaco perché tutte queste persone che sono qui, dai nostri rappresentanti politici, ti hanno sostenuto. E tu non puoi minimamente arrogarti quella presunzione di poter dire qui si fa come dico io, d'accordo? Perché poi non c'era il contenuto, magari di fronte ad un sindaco anche autorevole, probabilmente anche un'affermazione del genere poteva avere un'altra valenza. D'accordo? E quindi era proprio questa delusione, in ragione di tutto quanto è stato segnalato negli interventi che mi hanno preceduto, ha determinato, diciamo, chiaramente questo staccare la spina. Ora, diciamo, il lavoro più grande e di impegno chiaramente inizia proprio adesso, perché chiaramente noi abbiamo fatto adesso un passo, ma ovviamente questa cosa è proiettata ovviamente in un prossimo futuro che ci auguriamo prestissimo, perché questa città possa ritornare ad avere un'amministrazione all'altezza, sperando questa volta di non fare errori di valutazione.